Ehi, là ormai, io sono Mazzetessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Book of Demons. Siamo sempre sulla nostra strada per arrivare all'antipapa, per arrivare all'arcidemone. Allora, continuiamo con... Oh, abbiamo sbloccato il Very Big! Possiamo fare una roba lunghissima. Ma diciamo anche di... no, visto che lo dobbiamo fare in un episodio... di durata youtubica. Allora, vediamo un po' cosa. Non ho neanche guardato, non mi sono neanche soffermato a vedere su che cosa. Ehi! Cosa? Ah no, sono salito, ops. Vabbè, c'è solo una cosa che non abbiamo ancora incontrato. Picchia quello, picchia quello. Aia. Aia. Ma no! Mannaggia, non è stato per niente semplice. Così bloccati come eravamo. Allora, vediamo un po'. Di farci un pochettino strada e vedere. Oddio, che cos'è questo? Rimettiamo a posto le carte. Non mi ricordo già più che quello là quando carica si mette a... buono. Oddio, ah no, è di nuovo quello di prima. Ok, buono. Aia. Ah, sti demoni del ghiaccio che continuano ad apparire. Fatemi un po' di spazio, porca miseria. Quanti soldi valeva quella roba là? No, c'è brutta roba. No. E porca miseria. Stunnato e congelato tutti insieme. Non ho più molta vita. Facciamo che usare una pozza, va. Tra l'altro dà un tot di immunità quella. Quando... utilizzata. Ah, era quel pazzo là, non l'avevo visto il pazzo qua. E mentre ci si muove non si può attaccare. Ho cambiato un pochettino strategia, adesso cerco di muovermi con la tastiera più che con il mouse. Mannaggia, mi sono preso il danno in faccia. Ed effettivamente sembra molto più funzionale, però... ha anche quello un po' le sue pecche, un po' strano effettivamente come titolo e come gameplay, per cui quello là è uno di quelli che carica. Dribbliamo. Ok. Mi ha dato un più uno di vita, non male. Aia. Questi fantasmelli qua della morte. Cos'è quella pergamena che ha droppato? Ah, una moon rune. Però noi abbiamo bisogno di altre rune adesso per salire di livello, mi sa.
pure quello, ci mancava solo. No! Aia, ma sono in due adesso? Mi sa di sì. No, voglio picchiare quel. Porca miseria, la precisione non è il mio forte. Ma io voglio picchiare questo. Oh, il danno che sto prendendo a gratis proprio. Senti, seguimi un attimo, stupido ragazzo. Mannaggia, questo mi sembra anche più complicato dell'altro. Sono due tipi diversi? Non lo so. Mi viene il dubbio adesso, però. Mi sembra quasi di sì che fossero di due tipi diversi. Ma mi dice che c'è una cassa che ho visto ma non ho aperto. Ah, probabilmente questa qua. Ops. Sì. Mi aggiunge una vita. Che bella la vita. Che bella la vita! Lo ha detto anche Benigni in un suo celebre film. Cosa c'entra? Ma non bisogna mai smettere di pensare anche giocando a Book of Demons, ragazzi. Oddio, sti demoni capra della muerte. Ok. Dai. No, non due insieme, please. Chi è quell'altro dietro che mi picchia fortissimo? Aia, aia, aia. No, 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 no. Pure lui. Ma porca miseria, il ghiaccio. Datemi un attimo la possibilità di fare qualcosa. Ma sono in due a lanciare ste robe. Aia. Ok, ridammi un pizzico di vita perché qua non è che siamo messi benissimo. Vediamo se c'è della roba qua da picchiare. E basta. Queste cose sono proprio terribili. Devo vedere se riesco a trovare qualcosa. Qualche equip da mettere che abbia tipo del fuoco. In modo da picchiarli più in fretta. Perché sennò ci va davvero una vita e mezza a sconfiggerli. Sono sì, terrendi. Tremendi. No, no, non sono un granché belli da affrontare. Cioè negli altri ancora più o meno te la gestisci, ma qua c'è troppo ghiaccio davvero, è un casino. Ci sarà qualche equipaggiamento di qualche tipo che garantisce una sorta di immunità al ghiaccio? Perché non mi segnava quella cassa là all'inizio? Forse perché è una cassa standard e non è. Livello completato, ma l'uscita dov'era? Scusate che recuperiamo quel punticino di vita. Scusate ragazzi, sono la voce un po'. Così, ma ho un po' di raffreddore che ancora non è passato, quindi ho la voce un po' nasale. Diciamo, ogni tanto tossischierò un pochettino. E questa è l'uscita? Sì, sono le scale che scendono, quindi sì. Allora, sotto abbiamo dell'altra roba cattiva. Tanta roba ghiacciata. Ma scusate, allora io vorrei vedere un attimo se abbiamo qualche cosa. Allora, recupera un cuore ogni 3 secondi. Che non è male, tra l'altro, questa roba qua, Questo invece mi ridà. Ah, ok, attacca con Fire Element.
che la rimuovo qualcosa. Ah, gli stivali cosa mi danno? Ignora danno da fuoco e da elettrico, che non è male. Anche se adesso ce n'è molto meno da fuoco, eh. Potrei effettivamente rimuovere quello e mettere magari Burning Axe. Ma questa mi serve un sacco, questa è anche molto interessante. Direi che posso per ora togliermi un attimo gli stivaletti e mettermi questa. Mi utilizza più mana di quanto non ne abbia al momento, ma cioè non di quanto ne abbia al momento, di quanto ne utilizzassi ora, ma è importante perché davvero quei cosi là iniziano ad essere complicati. Vediamo un attimo. Ma prendo danno io da quel fuoco? Perché se prendo danno non è così bellino, eh? Ah, posso avere anche delle golden key. Ok. Simpatico il fatto che dice che non vedeva un non vede un bagno da anni. Vediamo se prendo danno. Ok, sì, è molto più gestibile. Ma basta! Ah, quello è un demone capra che carica. Solo che di ghiaccio che spawna così all'improvviso. Ah no, mi ha bloccato la Burning Axe. Ah no, devo provare il fuoco perché prima non ero sicuro di essermi. Parato. Dai, caricami. Ma non prende danno neanche lui. Dal fuoco che c'è per terra. Ah no, ok, questo carica. Ah, ma muore subito? Vabbè, ok. Il problema è che spawna là all'improvviso, cioè quando non te l'aspetti. Ah, una pozza, che bello. Una in più non fa male, anche perché ne avevamo consumata una prima. Oh, Mr. Cook è molto più. Ok, avevo appena detto mi sento più tranquillo, però. Oh, questi adesso mi caricano. Schiantatevi, schiantati. Ok. Sì, comunque non è che li elimina subito quei cosi, solo che quello di ghiaccio al posto che richiede due colpi ne richiede uno, è comunque molto più veloce di quanto non fosse prima. Cioè o risparmi un terzo dei click, sembra di aver preso danno dal fuoco comunque. Dal mio stesso fuoco. Dovrò farci attenzione oppure di mettere gli stivaletti che avevo prima. Però ho bisogno di uno slot in più per quello. O comunque di un po' di. No, vabbè, ma mana non ne utilizzo tanto in realtà, perché vado più di equipaggiamento che non di incantesimi. Se vi ricordate qualche episodio fa avevo cercato di utilizzare un po' più incantesimi di quanto. Identified Magical Card. Chi è questo? Che fa sti versi? Aia, ci sono andato proprio addosso. Vienimi dietro per piacere. Che non voglio cliccare le scale per sbaglio. Ok, allora dobbiamo esplorare la parte di sotto. Dove siamo entrati in giù. Perché pensavo che le scale che scendessero fossero da questo lato, invece. Oh, dai. No, bueno. E questo è di fuoco. Posso fare un cambio al volo?
Sì. Perché questo fa fuoco invece. Cioè non lo so, ma è probabile. Quelli che caricano, porca miseria. Però ha preso parecchi soldi da sto pezzetto qua. Aia. Sto prendendo il danno da fuoco. Mareo. Ancora, aspettate un attimo, ma io. Allora, metti in pausa. Se mettessi questo, che può a un 30% di bloccare quello che arriva, e togliessi questa, però la charge. È vero che sono un terzo di possibilità, però mi dà già comunque qualche cosa in più. Vedi, ogni tanto ne ha bloccato uno. Aia, andiamo a pigliarci un po' di vita qua dalla sorgente della vita, perché non è niente facile quello da tirare giù. Perché avendo la roba di fuoco non ho un equipaggiamento al momento contro il fuoco, che vada bene contro il fuoco. E questa rapidità con cui spara è un gran bel problema. Ok, ma porca miseria, adesso c'è l'altro tizio là. Allora, aspetta un attimo, riequipaggiamo un attimo la roba. Allora, avevamo un charge qua, al posto dello shield, e al posto dei boots mettiamo di nuovo la Burning Axe. Ok. Dai, mi sento già molto più in gamba adesso di quanto non fosse. Di quanto non fosse all'inizio del gioco. Beh, per fortuna, cioè alla fine i giochi, cioè, così funzionano, cioè. Uno progredisce man mano. Dai, ricarichiamoci di nuovo il mana e la vita. Non voglio scendere per ora perché, visto che abbiamo la possibilità di bere, beviamocela. E concludiamo quindi questo episodio. Allora, go down. Buono. Cosa abbiamo sbloccato? Odyssey, ok, l'aveva già dato. E 10.000 passi. Pare, però. Inizia, sono solo al rank 2, mannaggia. Allora, Healer Barmaid non ho niente da dirmi, però posso sbloccare una. Ah no, posso identificare la carta magica che abbiamo trovato nella libreria un attimo fa. Possiamo sbloccare un nuovo card slot, oppure upgrade a magic card o charge item cards. Allora, visitiamo la città. Charge item cards non lo farei perché questo comunque sono già, ne ho già 7. Non. Però allora, identificare la carta lo faccio molto volentieri. Quanto mi costa? 1000, ci sta. Una carta per migliorare. Vediamo un attimo se la tizia. Cioè, se questa Life Rune ci sblocca qualcosa di nuovo. Allora, se possiamo migliorare qualcosa con questa Life Rune. Allora, la Life Rune ci permette di migliorare i boots. Per cui ignora anche le rete dei ragni, le ragnatele. Le ragnatele delle ragnatele.
e aumenta il tempo per cui ignoriamo il danno del fuoco. Poi ci permette di migliorare il Mighty Blow. Abbiamo un healer Mighty Blow? È quello che è equipaggiato. Ah, quindi mi cura anche questa. Perché non l'ho usata più spesso? Sono stupido. Il lanciare, ok, che però non uso particolarmente. Il charge, che non uso particolarmente. Blade Storm. Ok, poi Burning Axe, ho bisogno di un'altra per migliorarla. L'amuleto della vita, ho bisogno di un'altra per migliorarla. No, direi che non faccio niente. Avete Moonrune. Cosa ne vuole? Any per migliorare il Remedy. Ma noi abbiamo già questa che è ben meglio del Remedy. Skeleton Belt, ne usa due qualsiasi. Ok, ma non mi interessa per niente in realtà, è una cosa che non userei. Queste qua della luna ne ho tante, ma ne uso. Cioè non mi interessano, no. Però aspetta, il charge card, possiamo ricaricare questa, ma no, vabbè, non importa, perché se ne incontro poi per strada non posso neanche prendere perché sono già al pieno. 7 direi che mi bastano. Unlock card slot può essere interessante, anche se ora non ho tantissima mana, ho ancora 14 di mana che mi avanza. Direi forse che mi conviene tenere dei soldi per la Golden Key. Oh, per Death Rage. Sì, no, me li tengo però questi soldi, non li spendo per sbloccare una carta in più. Se poi mi avanzeranno, vedremo un pochettino. Vediamo invece, no, dove che era? Era su un Esk. Ah, qua non abbiamo niente, neanche il calderone. Ah, queste sono tutte le statistiche. No. Però aspetta, quanti abbiamo? Abbiamo già uno di livello oro, Odyssey. Ah, ok. Ok. Mentre invece qua siamo ancora. Vabbè, ok, siamo a metà della ricerca. Buono. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, scrivere un commento qua sotto, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Book of Demons. Ciao a tutti, buona giornata.